Buongiorno, siete il mio bagno? Qualcuno dalla sopra bussa. Oggi proprio video in serenità insieme tra di noi perché sto andando ad un concerto. Il titolo è Sto andando a un concerto a caso, perché ora vi spiego, cioè così è andata effettivamente. Però nel mentre che vi spiego la situazione, ci trucchiamo insieme, ok? La questione è andata che una ragazza che conosco manda un messaggio in chat. E dice, ragazzi, ho un biglietto di un concerto di Tananai. Io non vado più. Chi è che vuole questo biglietto? E io non sapevo cosa fare quel giorno, ovvero questo giorno. Ho detto, perché no? Tananai, io, cioè, oddio, non è vero che in realtà non lo conosco, però se non mi avessero proposto il concerto io non ci sarei andata. Però in realtà ci sono delle canzoni ultimamente sue che mi piacciono. Ho preso questo biglietto. E mi sarebbe andato bene anche andare da sola, nel senso, perché così in 02 ovviamente magari non c'era nessuno che mi accompagnava, ma mi è venuto in mente mia madre. E mia madre non ha mai visto un concerto. E quindi ho detto andiamo insieme. Gli ho detto vuoi venire come a un concerto? E lui mi fa, va bene. E poi mi fa, ma chi è? E faccio Tananai. Lei chi è Tananai? È un gruppo, benissimo. Quindi lei ancora peggio di me, non sa assolutamente chi sia Sto Cristiano, però anche lei si butta, si butta. E andiamo a vedere questo concerto, che alla fine è un concerto, secondo me non sono mai soldi buttati perché è sempre un'emozione. Io non ho mai visto tanti concerti in vita mia in realtà. E il più recente è stato quello di Max Pezzali, dove cioè, è bellissimo quando viene fuori l'artista, sono tutti là per lui, cioè senti proprio che la gente ha voglia di divertirsi, di cantare. Ora test a mia madre per capire se conosce Tananai. Amore, tra le palazzine a fuoco, la tua voce riconosco. Può Noi non darsi che siamo io la come loro. ricordo, È ma bello, bello, bello che non bello, siamo. vestiti, vestiti, La vestiti. sai? Può essere che non l'ho sentita? Ma quello che è andata bene, dovresti Sì. saperlo. Quindi non sa niente, bene. Sta in alto, mai. Anzi. Allora, beviamoci una casa e non fidiamoci più nel sesso occasionale. Ma sappi che tra un anno, un giorno, non avrò capito ancora di cosa hai bisogno. Bevi, ritorna da me. Io me ne vado che c'ho sonno. Sono Allora, e la testa in alto, sicuro. ma no, non qua fare. Beviamoci una casa, non finiamoci più nel sesso occasionale. Ma sappi che tra un anno, un giorno, non avrò capito ancora di cosa ho bisogno, no? Stiamo andando? Ce l'hai No, non ho l'ombrello. e se dopo come sono caso piove? Corriamo sotto la pioggia perché noi ci godiamo la vita. Questi sono i nostri posti, lì c'è il palco, quindi vediamo bene, vero mamma? Oddio, non si vede più niente. Vediamo bene, c'è abbastanza gente, ma si deve ancora riempire. E nulla. Oltretutto non l'abbiamo detto, ma probabilmente tu non lo sai. Praticamente Tananai un ragazzo, a parte che è molto giovane, forse ha un anno in meno di me o un anno in più di me, vabbè, e lui durante un Sanremo è arrivato in ultima posizione, ultima, e poi invece si è rifatto, cioè adesso fa i concerti, quindi è anche un esempio insomma come dall'ultima posizione, se ti impegni, lavori, fai Certo. i e lo vuoi, arrivi poi Se ci credi a a quello fare i che fai, concerti, prima o dopo ci eccetera. arriverai. Che carina. Esatto. Quindi vale la pena supportarlo. Amare, la casa non ti chiamo
Ciao. L'anno scorso, o come mi piace definirlo di più ultimamente, il mio unico Sanremo valido. Il mio Sanremo. Se qualcuno di voi in questo momento non sente di aver trovato il proprio posto nel mondo, in realtà deve continuare a cercare di fare le cose che lo rendono felice, perché le persone felici non rompono mai le palle, e quindi Sotto la scritta
ovviamente correndo fuori, perché funziona così ai concerti. Appena dicono l'ultima canzone, ascolti l'ultima canzone, dopodiché prendi tutti i tuoi averi e scappi fuori, perché sennò ci metti 2 ore ad uscire. Quindi ecco, fai un po' di jogging prima di tornare a casa. Io... ti è piaciuto? Sì, sì. Lo senti, vedo. Ti è piaciuto? Sì, sì. Devi correre. È devastata, l'ho fatta correre 8 ore. Comunque sì, vabbè, sì. Non si vede niente, ve lo diremo in macchina, perché tanto staremo in coda. Sì.